tutti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui quest'oggi per il video recensione novità dolci dell'ultimo periodo. Una fatica ogni volta a dover per voi assaggiare tutti questi dolciumi, ma ormai lo sapete, sono ironica perché io ho una passione sfegatata per il cioccolato e direi che è il protagonista assoluto di questo video, che siano biscotti, che siano dolcetti. Adesso andremo a vedere tutto nel dettaglio. Ho un po' di prodotti terminati, che più terminati non si può, che ho acquistato io personalmente oppure che ho trovato all'interno delle ultime due degustabox, diciamo, e dei quali appunto vi voglio parlare. Prima però di cominciare, come al solito, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche, poi se vi fa piacere seguitemi anche su Instagram, mi trovate come julie.graf. Fatti convenevoli del caso, non mi perderei tanto in chiacchiere, anche perché io tra poco devo andare a lavorare, però avevo voglia di pubblicarvi questo video subito, così anche da liberarmi un pochino da plastica e cartacce da buttare. Il primo prodotto del quale però vi voglio parlare è anche senza dubbio quello più sano, meno dolce, che comunque non contiene del cioccolato, ma essendo questi dei video comunque recensivi, mi fa piacere parlarvi anche di questo, che per me è un prodotto novità in ogni caso e che ho aggiunto alle mie colazioni dolci. Stiamo parlando dei fiocchi d'avena al naturale della marca Amo Essere Biologico. Partiamo subito così, belle cariche. Questi qui io li ho trovati all'interno della degustabox, se non sbaglio, di 2 mesi fa. Me li avevate già recensiti voi, quindi non è che siano una novità, perché comunque è già presente nel supermercato, appunto negli Eurospin, da tempo. Però me ne avevate subito parlato bene e mi avevate detto: vedrai che ti piaceranno anche con le gocce di cioccolato se le vai ad aggiungere, e così è stato. Quindi io ve li inserisco all'interno di questo video perché senza dubbio sarà un prodotto che mi vedrete ricomprare altre volte, vedrete all'interno dei miei svuota la spesa appunto di Eurospin. Sono dei fiocchi d'avena appunto semplici al naturale, ad alto contenuto di fibre e fonte di proteine. Vi posso dire che io i fiocchi d'avena non li ho mai mangiati così da soli, ma che sono sempre presenti all'interno del muesli o comunque il mix di cereali che mangio la mattina. Bevo poco latte, per lo più faccio colazione con yogurt e appunto i cereali, e poi le gocce di cioccolato se non sono già presenti nella confezione di muesli stesso. In questo caso io l'ho messa anche da sola, quindi sono andata a mangiarmela all'interno dello yogurt ai mirtilli e frutti di bosco e mi è piaciuta un sacco. Quindi questa, siccome era una novità, siccome mi piace comunque farvi una recensione in più, l'ho inserita all'interno di questo video. Molto buona avena, semplicissimi fiocchi d'avena, però almeno sapete che mi sono piaciuti e che li ricomprerò senza ombra di dubbio. Poi continuiamo con la colazione, diciamo così, facendovi però vedere una confezione di biscotti che io ho comprato al volo un giorno al Carrefour, prima di andare al lavoro. Era una mattina, io scendo dalla stazione, ho un Carrefour proprio fuori dalla stazione e quindi lì la mattina il treno arriva sempre in anticipo, sempre, di solito arriva con la puntualità del caso, non sempre, e compro l'acqua, compro cose ovviamente da tenere poi in negozio. Quella mattina lì non avevo fatto colazione, mi andava di tenermi qualcosa per qualche giorno in negozio, e quindi ho azzardato questi cookies, che non sono nulla di diverso dal classico cookies americano che ho sempre comprato banalmente da Eurospin o all'Ipercop, ma questa volta è con il cioccolato fondente e la frolla è con il cacao. Quindi vabbè, facciamo un bel mix. Io ve lo faccio vedere, la marca è Grierson e we love, sì, anche io lo love molto. Sono i Chocolate Mountain Cookies Crispy Brownie. Praticamente, appunto, immaginatevi un biscotto come fosse brownie. Quindi parliamo di una frolla al cacao molto carica, molto anche leggermente amara. Quindi non aspettatevi una cosa così tanto zuccherosa. E poi tutte queste pepite veramente abbondanti all'interno dell'impasto di cioccolato fondente, cioccolato al latte e cioccolato fondente, veramente. E ragazzi, io li ho adorati, cioè ne ho mangiati la mattina tipo 4 subito, poi gli altri li ho finiti portandoli a casa nei giorni successivi, perché ho detto: se li lascio in negozio me li mangio così uno di fila l'altro. Hanno anche un prezzo abbordabile perché li ho pagati intorno a 1,09 euro, se non ricordo male. Non è tantissimo, ma vi assicuro che i cookies ormai classici si trovano a più di 1 euro da tutte le parti, quindi sicuramente, purtroppo per me, è una scoperta della quale ne approfitterò più e più volte. Mi sono piaciuti tantissimo, io questi li adoro, mangiati non
parlando di colazioni con lo yogurt, ma con una bella spremuta d'arancia. Quindi la mia tazzone di spremuta e tre o quattro di questi biscotti. Io inizio la giornata con molte energie, senza ombra di dubbio, e mi sono piaciuti davvero tanto. Quindi ve li consiglio se vi piace tanto il cioccolato e appunto una bella botta di energia già di prima mattina. Dico di mattina perché non mi verrebbe di mangiarli durante il resto della giornata, cioè non mi verrebbe. Mi verrebbe anche a mezzanotte, però li evito. Che cosa posso continuare? Perché ho due prodotti della Gentilini, poi due che sono invece prettamente degli snack, quindi li lasciamo da parte. Allora, facciamo così, vi faccio vedere i biscotti della Oro. Allora, questi qui questi sono un altro prodotto che avevamo trovato all'interno della Degustabox. Come vi dico sempre, Degustabox mi dà proprio la possibilità, e può darla anche a voi, di provare delle cose inedite, quindi delle cose nuove che magari in grandi supermercati, sugli scaffali ci perderemmo, come in questo caso. Allora, io di questa linea qua mangio quelli classici, quindi parliamo quelli proprio bianchi con il miele, piuttosto che appunto grano semplice, quelli classici con le gocce di cioccolato. Questi qui sono una novità, inutile dirvi che sia una novità che io ho apprezzato tantissimo. 100% grano italiano, ricchi di fibre, con farina integrale. Sono frulli integrali appunto al cacao con gocce di cioccolato e fiocchi d'avena, i nostri fiocchi d'avena all'interno. Allora, molto croccanti, senza dubbio, sottili, quindi è piacevole proprio quando si vanno ad addentare, e sono confezionati in pacchettini da 6 biscotti. Quando li metto nello zaino, li butto in borsa, li metto nello zaino, quando non riesco a fare colazione la mattina e corro a prendermi il treno, quando non riesco a fare una merenda un po' più sana, quindi comunque magari lavoro tutto il giorno, a metà pomeriggio per non arrivare a casa alle 9 di sera e mangiarmi tutto quello che mi capita sotto tiro, me li porto dietro e verso le 5 del pomeriggio me li mangiucchio. Ovviamente quando posso mi porto uno yogurt, un frutto, però se mi va di sgranocchiare qualcosa di dolce, questi sono stati senza dubbio il giusto compromesso. Li ho già visti da Basco, tra l'altro, se non sbaglio, dovrebbero andare tra qualche settimana in offerta, perché mi arriva poi il messaggino, la mail di Basco con i prodotti di marca, ovviamente a rotazione, sempre scontati. La Basco che ho abbastanza vicino a casa è piccolina e quindi i pochi prodotti che hanno li scontano comunque molto spesso. Quindi non appena vanno in sconto ne farò un pochino di scorta. Sono praticissimi, tra l'altro, perché sono comodi poi da portarsi dietro se andate a fare una gita, se andate a fare un picnic, se avete i bimbi, perché comunque di base hanno la farina integrale e i fiocchi d'avena, quindi una cosa cioccolatosa, ma in ogni caso più sana di tante altre. Continuo con i biscotti, per l'appunto ho due cose della marca Gentilini da mostrarvi. Allora, una che ho comprato io e una che ho trovato all'interno di Degustabox. Concludiamo il discorso biscotti da inzuppare nel latte, ecco, per lo più con le nuvole appunto di Gentilini. Queste qui le abbiamo trovate sempre dentro una Degustabox, sono le nuvole con panna e cacao, preparato solo con panna fresca italiana, grano 100% italiano. Allora, mi sono piaciuti, sì, intanto è inutile dirvi che tutto quello, vi l'ho già detto, lo continuerò ad acquistare, tutto quello che avete appena visto. Questi mi sono piaciuti, sì, ma mi hanno effettivamente sorpresa. Perché? Perché a me i frollini con la panna all'interno non piacciono mai. Parliamo delle classiche ciambelline, le classiche macine, quindi gli abbracci, ecco, tutti quei biscotti, magari di Mulino Bianco, comunque di marche che conosciamo di più. Con la panna mi fanno sempre un po' titubare, nel senso non mi piace proprio il gusto, quindi ne mangio magari uno, anche se, esempio, gli abbracci, l'altra metà è con il cacao, ma proprio sento troppo il gusto della panna e non mi aggrada. Così avrei pensato di questi. Invece hanno messo senza dubbio una percentuale di cacao maggiore, quindi si sente proprio anche una consistenza diversa, quindi più non soffice come magari sono a volte i frollini con la panna. Quindi dovessi dirvi, a me sembrava a tutti gli effetti un frollino con il cacao, molto inzuppabile. Io questi li ho mangiati la sera sul divano con un po' di latte caldo, buoni anche con lo yogurt, ma io ho bisogno di sentire una consistenza più croccante, ecco, più di cereali o più di pezzi di cioccolato all'interno dello yogurt. Quindi questi li ha mangiati anche Mattia, da mettere nel latte sono perfetti. Li ricomprerei, non sarebbero magari tra i primi prodotti dei quali vado a fare scorta, però una volta ogni tanto non mi dispiacerebbe ricomprarli.
Sono senza grassi idrogenati, sono senza conservanti, coloranti ed edulcoranti e poi sul retro della confezione potete vedere che hanno tutta la linea di vari frollini da assaggiare. Ecco, gli altri non è che mi ispirino tantissimo, meno che mai quelli bianchi ovviamente, con all'interno la panna. Però ci sono le favole con gocce di cioccolato. Io cerco proprio il connubio cioccolato e più farine integrali, meno raffinate e ovviamente appunto che non abbiano la panna, ma solo per un discorso di gusto li ricomprerei, quindi mi sono piaciute e mi ha fatto piacere trovarli all'interno di una box sempre della marca Gentilini, quindi sicuramente si va già su una cosa che chiaramente è abbastanza garantita. Ho trovato da Lidl il mese scorso questi biscotti qui. Allora, questi sono i Brasil al cacao, antica ricetta originale. Come avevo detto nello swat alla spesa di Lidl, mi aveva ispirata tutta la descrizione, con miele di fioriture spontanee, grano 100% italiano, da sempre senza olio di palma e con solo burro come da tradizione. Altra cosa sulla quale freno sempre un po' è il burro, perché non parliamo di calorie, quindi non mi interessa quel lato lì, parliamo prettamente proprio di un discorso di gusto. A me i biscotti a base di burro non piacciono proprio al palato, li sento subito troppo pesanti, li sento oleosi, li sento, non lo so, non è una cosa che mangio volentieri. E infatti nel video spesa di Lidl vi dicevo, ho qualche dubbio se possano piacermi o meno loro appunto per via del burro. Allora, intanto mi ero anche chiesta come fossero confezionati. Io da brava vi ho lasciato anche il sacchettino, avevano questa bustina proprio all'interno, erano tutti sciolti, quindi avevano la loro bustina bianca con tutti i biscotti all'interno sciolti. Questa cosa, diciamo che se devo essere puntigliosa, avrei fatto magari due sacchetti, tanto la quantità di plastica sarebbe stata la medesima, avrei fatto due confezioni perlomeno, perché i biscotti comunque erano tanti, questi sono 250 grammi, io li ho mangiati, li ho chiusi bene con due elastici, quindi hanno mantenuto ovviamente la freschezza, ecco, non sono diventati né molli né nulla. Però mi sono sentita un po' più costretta per via della confezione a mangiarli rapidamente nel giro di qualche giorno. Costretta, questa costrizione. Ma arriviamo al biscotto di per sé. Ragazze, è buonissimo. È buonissimo perché si sente tanto. Allora, mi ricordava un po' il gran cereale, quello con le fave di cacao, ma senza i cereali. Non so se ho reso l'idea. Il biscotto di per sé è esattamente come lo vedete in foto. Quindi ha questa sorta di forma, non lo so, sembra un po' un gnocchetto, una forma particolare. Sono molto sottili e molto, molto croccanti. Quindi io li ho apprezzati tantissimo e devo dirvi la verità, li ho mangiati sì nel latte, li ho mangiati già più volentieri nello yogurt perché erano appunto più croccanti, ma soprattutto mi veniva di mangiarli così uno dietro l'altro, quindi quello, per questo dico, fatene due confezioni che magari uno riesce a tenere la seconda per un pochino più di tempo. Il discorso del burro io non l'ho sentito minimamente, nonostante abbia un 9,5% di burro, che non è pochissimo, un 8 di cacao in polvere, farina di frumento, zucchero in buona quantità, sicuramente sono molto zuccherosi, ecco, proprio si sentiva la consistenza con questi granelli di zucchero, ecco, descriviamolo così. Però li ricomprerei altre mille volte, purtroppo cercherò di farne a meno perché uno tira l'altro, poi hanno una dimensione comunque di un quadrotto, ecco, la dimensione è come questo biscottino qua e quindi uno tira l'altro, essendo poi sottili, è veramente una condanna, però veramente molto buoni e quindi super approvati. Poi abbiamo due prodottini. Questi sono proprio snack, queste sono zozzerie dolci, ma chiamarle zozzerie è un insulto perché sono uno più buono dell'altro e con ingredienti ottimi. Allora, la prima cosa è, anzi lasciamo il finale, vabbè, sono tutti e due molto simili perché sono a base di pretzel, io ve li faccio vedere tutti e due. Allora, abbiamo della McVitie's i Flips, questi con il caramello salato. E poi abbiamo della Ritter Sport il Groovy Crunchy Bretzel, quindi stiamo parlando dello stesso biscottino salato, vedete che c'è lui, quindi di base partiamo con quello, ma adesso ve li vado a raccontare entrambi. Allora, partiamo da Ritter Sport perché li ho trovati. Allora, questo l'ho trovato all'interno di una degusta box, credo un paio di mesi fa, ho tenuto la confezione, è una delle prime che ho terminato e che ho conservato.
Il modello, la versione groovy è appunto è cioccolato al latte con pezzetti di pretzel e fiocchi di mais, cacao 30% minimo, cioccolato appunto e al latte. Cosa vi posso dire di questa tavoletta? Che è gustosissima, che è salata ovviamente, quindi c'è questo connubio che io amo tra la dolcezza del cioccolato e poi l'interno, ovviamente con questi chicchi di sale insieme al biscottino brezel. È buonissimo. Allora, questo qui perché vi dico, ve lo faccio vedere rapidamente, perché l'ho trovato all'interno di una Degustabox, ma ahimè l'ho trovato poi da Lidl quando ho comprato i gentilini, scontato con la Lidl Plus a 99 centesimi. Quindi ne ho comprati due di questi, ne ho comprato uno al caffè, cioè ho fatto scorta di questi qui, infatti ce li ho sopra dai biscotti. Cerco di mangiarli con moderazione perché è quel gusto, quella merenda, quello sfizio al quale io faccio fatica poi a non continuare. Di altre cose, per dire, se prendo già una tavoletta così al cioccolato al latte o magari latte con il biscotto. Magari arrivo a metà e mi sento già comunque sazia. Questo vi lascia quel retrogusto salato che a me fa andare avanti finché non l'ho finita. Quindi, ottima scoperta. Non vi dico che lo ricomprerei perché li ho già ricomprati. E quindi provateli, provateli. Se vi piace proprio questo mix del non troppo dolce, la croccantezza e i granelli di sale, è pazzesco, è pazzesco. Stessa di per sé, insomma, partiamo dalla stessa base per appunto i flips con il caramello salato. Allora, questi li ho trovati all'interno di Degustabox e poi li ho ritrovati in vendita all'INS. Vorrei andare, a parte che vorrei fare anche poi un po' di spesa all'INS, perché io ci vado spesso a comprare, ma non vi giro mai il video spesa, ma trovo che abbia dei prodotti assolutamente di qualità e molto interessanti. Fatemi sapere se è una cosa che vi può interessare. Vi dicevo che da INS li ho trovati sia nella versione caramello salato come quella che io ho trovato all'interno di Degustabox, sia ricoperti di cioccolato al latte. Devo ovviamente provare anche l'altra che si poteva trovare all'interno della box. Allora, qui parliamo di un'altra cosa, quindi abbiamo qua una tavoletta di cioccolato con i pezzettini all'interno, qui abbiamo proprio dei brezel ricoperti di cioccolato al latte che avevano poi queste striscioline di caramello salato. Io e Mattia ci siamo arrivati in fondo la stessa sera, no, dico una bugia, la sera dopo, forse perché cercavamo di trattenerci un po', però sono divini, sono molto, sentite ovviamente meno il cioccolato e molto di più il brezel, quindi se non siete amanti particolarmente della tavoletta di cioccolato, provate questi rispetto magari al groovy. Sono curiosa di provare quelli solo con la copertura di cioccolato al latte, perché questi, avendo appunto il caramello salato, dava un gusto ovviamente di nuovo il mix del quale vi parlavo prima tra dolce e salato. Li ricomprerei, li ricomprerò, come lo posso già dire senza ombra di dubbio, sono stati veramente una bella scoperta. Vorrei farli assaggiare e portarli anche a Matilde, anche a mia sorella, perché poi non ci siamo visti in quei giorni, quindi sono rimasti a casa e li abbiamo terminati noi, però mi piace sempre farli assaggiare anche loro e ovviamente i consigli che do a voi li do anche in famiglia e poi ci ricompriamo le cose per provarle insieme. Curiosa di provare appunto la versione con il cioccolato, questi sono squisiti, il biscottino all'interno, il classico brezel e poi con questa copertura. È stata veramente veramente una bella scoperta. Non poi vabbè, McVitie's, io mangio tutti i loro biscotti Digestive, io adoro McVitie's come marca. È stata una scoperta perché non li avrei comprati probabilmente, perché io mi piace, a me piace il caramello salato, ma a piccole dosi e solo ogni tanto. Quello ogni tanto è stato quando ho trovato questa busta e quindi li abbiamo consumati molto molto volentieri. Bene ragazze, siamo arrivati alla fine di questo video recensioni, così posso differenziare bene tutto e buttare via queste confezioni. Fatemi sapere che cosa vorreste provare o che cosa vi ha stuzzicato un pochino il palato guardando questo video. Noi ci rivedremo con questa tipologia di video, penso tra un mesetto, sto già iniziando ad accumulare cosine che ho comprato e niente, vi aspetto giù sotto nei commenti. Grazie per aver visto il video fino a qua, vi mando un bacio e a prestissimo. Ciao!